Un peso sempre più marcato dei cittadini nei processi di unione tra comuni espresso nei referendum consultivi, ma anche l'introduzione della fusione per incorporazione e la garanzia per le amministrazioni locali di non perdere i finanziamenti disponibili se la fusione avviene nell'ambito di grandi unioni di comuni e la possibilità di ridefinire gli ambiti territoriali ottimali. Arriva in Regione a Bologna il progetto di legge della Giunta approvato dall'Assemblea legislativa per favorire i percorsi di fusione e unione dei municipi dell'Emilia-Romagna. Fare le fusioni nei comuni è la scelta giusta per i cittadini, ha sottolineato l'assessore regionale al bilancio e al riordino territoriale, Emma Petitti, parlando in aula. Diverse le novità inserite nel testo. Per quanto riguarda i referendum consultivi, si prevede esplicitamente che il progetto di legge di fusione tra più comuni non possa essere approvato dall'Assemblea legislativa regionale qualora il no prevalga sia fra maggioranza degli elettori dei territori interessati sia nella maggioranza dei singoli comuni, mentre si stabilisce che debbano esprimersi i consigli comunali nel caso invece siano discordanti la volontà espressa dalla maggioranza complessiva dei cittadini e quella espressa dalla maggioranza dei comuni. Viene poi disciplinata la fusione per incorporazione e prevista la garanzia per le amministrazioni locali di non perdere i finanziamenti disponibili se la fusione avviene nell'ambito di grandi unioni di comuni, insieme alla possibilità di ridefinire gli ambiti territoriali ottimali composti da almeno 10 comuni. Vengono anche dettate norme speciali, derogatorie nel caso di fusioni con il proprio ambito territoriale ottimale. La legge approvata accompagna i comuni e il loro attivismo con norme che danno risposte ai temi della semplificazione e alle istanze dei territori, dice l'assessore Petitti, creando nuove opportunità e nuovi strumenti di governo del territorio per accogliere le richieste dei cittadini. Nella fase successiva ai referendum, già previsti il 16 ottobre in 16 comuni, faremo una riflessione a 360 gradi per rafforzare anche le unioni e completare il processo di riordino territoriale.